Allora, oggi sicuramente prima vittoria per la Salernitana e prima sconfitta per il Trapani. Si presentava alla vicina di questa partita alla ricerca entrambi della prima vittoria. Beh, mi pare che la Salernitana abbia dimostrato tutto il proprio valore e abbia meritato il conseguimento della vittoria, sempre come dire, avuto il possesso della palla, il controllo del campo, della partita, quindi nessuno può eccepire su un risultato netto. È altrettanto vero che la Salernitana in questo momento forse ha trovato un equilibrio che nelle prime partite mancava, ma soprattutto perché è stata allestita in progress e pertanto i giocatori devono andare, non tutti hanno raggiunto la condizione. Oggi mi pare si è dimostrata una squadra compatta, unita, dotata di spirito sacrificio, di umiltà, e ha giocato la squadra, e quindi questo ha dimostrato che poi alla fine anche le individualità sono, come dire, concorrono al raggiungimento di certi risultati solo se vengono impiegate con spirito di gruppo. Presidente, un'ultima battuta, non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma se lei oggi fosse il presidente del Trapani sicuramente contento non sarebbe, soprattutto per l'atteggiamento e la prestazione complessiva del Trapani. Non so come ha visto lei il Trapani. Ma io adesso non entro almeno nelle valutazioni delle altre squadre, è il mio costume, già ho troppo da pensare, ho due squadre a cui pensare, penso pure alle squadre degli altri. Grazie Presidente, buonasera. Ciao.